Trattato di Verona, no? La sua analisi sul femminismo, perché anche prima l'assessore aveva detto certe volte si ha un po' l'opinione che facciamo dei passi indietro, no? Abbiamo visto l'analisi del purtroppo delle percentuali di donne nella politica altoatesina, direi forse non c'è speranza, però l'analisi del femminismo in Italia, di cosa ha bisogno? Ha bisogno di una spinta? Beh, devo dire che io mi contenterei del fatto che si riconoscesse quello che esiste. Qualcuno dirà, vuoi le quote rosa? No, le quote rosa mi fanno soltanto ribrezzo, cosa vuol dire? È come il fiocchetto rosa azzurro quando ha un bambino o una bambina, cosa significa? Non significa niente. Ma le donne norvegesi, che sono le prime che hanno ottenuto in Europa il riconoscimento del diritto di voto, non il diritto di voto, ma il riconoscimento che l'avevano, non si montarono la testa quando lo ottennero e cominciarono a pensare che cosa dobbiamo trovare perché ce lo rendano effettivo. Ma tu mi dici, non vuoi le quote rosa? No, appunto, non voglio le quote rosa. Non mi interessa di essere trasformato in un elemento decorativo della realtà, ma voglio un riconoscimento dell'esistenza. C'è qualche termine giuridico a cui credi? Sì, perché le donne norvegesi, appunto, come dicevo, hanno ottenuto che nell'ordinamento elettorale del loro paese ci sia una norma di non sopraffazione di genere. Questa norma di non sopraffazione di genere non consiste nel vestire di rosa, di azzurro le donne che vengono messe in candidatura, ma consiste nel non costituire liste nelle quali un genere sia sottorappresentato al di sotto del 40% o sovrappresentato al di sopra del 60%. Non 50-50, che è troppo meccanico, la realtà storica non è fatta così a blocchi simmetrici, ma in forma, diciamo, di tale distanza che non sia disperante, perché se uno ha il 40% dice posso lottare per il 42-43%, ma se hai il 3% hai voglia, verso il 3.300. E quindi è molto importante che venga fissato invece 40-60, e lo dimostra il fatto che questa norma introdotta nell'ordinamento elettorale norvegese è così efficace che adesso sono i maschi che lo chiedono, perché altrimenti le donne diventano più del 40%, diventano il 50%, e quando stanno diventando il 60%, finalmente, ma se noi attenzione, perché qui stanno diventando il 60%, quindi si tratta di una roba evidentemente attivizzante e che contiene sempre questo elemento a cui mi riferisco, non adesso lottiamo contro i maschi cattivi, eccetera, no, semplicemente facciamo valere il nostro diritto e cerchiamo di ottenere, e a loro volta anche i maschi, cioè, dicono un momento, qui tra un po' questi qui diventano il 70%, cosa facciamo? Allora chiediamo l'applicazione di questa norma. Questa norma si chiama norma di non sopraffazione di genere. Voglio vedere chi non la vuole, perché è una norma che cerca di evitare una sopraffazione, è una norma giusta.